Buongiorno, come sapete l'invito è quello di mixare lezioni in presenza, soprattutto per i laboratori, con lezioni a distanza, ma per quanto riguarda anche le lezioni a distanza, l'indicazione è quella di utilizzare il più possibile lezioni in modalità sincrona, ovvero in video call in diretta con gli studenti. Per fare questo potete utilizzare Google Meet, quindi seguendo qualunque guida legata a Google Meet, ma lo strumento ufficiale supportato dall'Ateneo è Webex. Webex altro non è che una piattaforma di virtual meeting, quindi esattamente ha le stesse funzionalità di Google Meet, semplicemente è ottimizzato sui server della Bicocca e gli studenti sono già istruiti a utilizzarlo. Lato docente, per poter utilizzare Webex è necessario innanzitutto scaricare un applicativo. Esattamente come Skype, per utilizzare Skype possiamo utilizzare la versione web, ma la maggior parte di noi utilizza l'applicativo sul proprio computer. Quindi nella descrizione del video vi lascio il link per procedere con l'installazione. Quindi arrivati su questa pagina vi basterà scaricare il pacchetto di installazione, installate Webex e potete già creare dei meeting. Ora andremo a vedere come è possibile creare una video lezione in diretta con gli studenti oppure indicare loro una Webex Room per un eventuale ricevimento o per un confronto privato con voi. Quindi una volta scaricata l'applicativo vi basterà installarlo. Ovviamente la procedura è differente tra Windows e Mac. Ora vi evito la parte di installazione perché comunque potrebbe impiegare anche diversi minuti, 15-20 minuti. Una volta installato l'applicativo vedremo come impostarlo per il primo utilizzo. Bene, l'installazione è terminata, come vi dicevo, può metterci circa 20 minuti. Chiudiamo l'applicativo e siamo pronti a lanciare Webex. Ora era già inattivo. All'interno delle applicazioni, in base al vostro sistema operativo, troverete questa icona. Lanciate Webex e al primo utilizzo vi chiederà di entrare con le vostre credenziali. Nuovamente sono le stesse credenziali chiocciola Unimib. In questa schermata dovete lasciare spuntato unimib.webex.com. Vi chiederà un secondo login, queste operazioni avvengono solo al primo utilizzo, questo perché dopo esserci loggati sulla piattaforma è necessario comunicare alla gestione di autenticazione di Ateneo che state utilizzando Webex. Quindi una volta effettuato il login troverete questa schermata. Attraverso questa schermata potete vedere fondamentalmente gli appuntamenti che avete già creato con gli studenti oppure per le lezioni. Se dovete comunicare con gli studenti, quindi dovete chiedere, magari vi hanno chiesto un ricevimento o un incontro, il consiglio che vi do è di indicare loro la vostra Webex Room. Vi basta cliccare su questo copia. Indicare loro, ad esempio, attraverso la mail, di contattarvi in questo indirizzo. A questo indirizzo, lo studente cliccherà sull'indirizzo, accederà alla vostra Webex Room, ma voi dovete aver aperto la vostra stanza. Funziona esattamente come un ufficio. Gli studenti entrano, si preparano, si presentano fuori dalla vostra porta, bussano. L'operazione del bussare, corrisponde al fatto che riceverete una mail dicendo che qualcuno sta aspettando nella vostra waiting room. Voi vi potete collegare cliccando su Start a Meeting. Quindi in questo modo Webex aprirà la sessione, voi cliccate su Avvia riunione e vi troverete in questa schermata, in questa colonna, gli studenti che sono in attesa di poter parlare con loro. Questa modalità è utile nel momento in cui dovete avere degli incontri con una persona sola o con un gruppo di persone per confrontarvi, diciamo, in maniera privata. In realtà Webex è anche lo strumento che vi permette di creare gli appuntamenti di lezione.
Però per farlo non vi consiglio di farlo in questa maniera perché il tutto va gestito attraverso il nostro classico learning. Quindi tornando all'interno della vostra pagina, nella pagina del vostro corso, se dovete schedulare le lezioni in diretta, potete pensare di aggiungere una sezione, quindi in questo caso lezioni in diretta. E all'interno di questa sezione aggiungere una particolare risorsa che appunto sono esami o lezione con Webex. Quindi non passiamo più da questo bottone, ma andiamo a schedulare una lezione attraverso questo tasto che trovate nella colonna laterale di destra. Ora nuovamente dovete loggarvi. Una volta avvenuto il login, trovate una schermata molto simile alle precedenti. In questo caso, l'oggetto che stiamo per postare sulla nostra pagina è un oggetto di tipo Meeting Webex. Quindi diamo il solito titolo, lezione in diretta del 27 febbraio 2021. Lezione in diretta. Possiamo schedulare l'inizio della nostra lezione, quindi ad esempio la lezione è schedulata per il 27 febbraio, 27 febbraio alle ore 10:30, quindi attraverso i selettori andiamo a schedulare, la durata prevista è di 120 minuti. È inoltre obbligatorio inserire una password di accesso per gli studenti. Potete selezionare quella che volete, io ho impostato 1, 2, 3, 4 e la password di accesso dovreste riportarla anche qui, in maniera che gli studenti sappiano come collegarsi. Una volta impostate tutte queste informazioni, in questo caso spunto anche la visualizzazione della descrizione direttamente nella pagina e-learning, per quanto riguarda la tipologia lasciate event, fate salva e torna al corso. Quindi in questo caso Moodle vi propone il link di accesso alla vostra lezione, che è qui, e io solitamente quello che faccio è poi con il drag and drop spostarlo nella sezione delle lezioni in diretta. In realtà la sezione delle lezioni in diretta io preferisco sempre tenerla come prima sezione della mia pagina, in maniera, immaginando come si comporta uno studente, quindi costantemente controlla le pagine e-learning dei propri corsi, quindi le informazioni più di consumo immediato le trova all'inizio, poi man mano trova le risorse un po' più persistenti. Quindi così avete creato la vostra lezione, l'appuntamento per la vostra lezione tramite Webex e nel momento in cui dovrete iniziare a fare lezione potrete collegarvi sulla pagina e-learning del vostro corso e semplicemente cliccare sul link di lezione in diretta. Ora, in questo momento mi viene detto che non è possibile avviare la lezione perché è schedulata appunto per il 27 febbraio. Modifico la risorsa in maniera tale che possa essere una lezione attivata fra poco, quindi mettiamo 26 febbraio alle 11 e 59. Quindi la lezione potrebbe essere attiva fra poco. Ok, nel frattempo è scattata la lezione, quindi facciamo è scattato l'orario, quindi facciamo alle 12:02. Perfetto, quindi siamo in prossimità dell'orario, io clicco su lezione in diretta, ora posso ospitare la lezione in quanto io sono come dire, il super user all'interno di questa sessione, partirà il pannello di gestione di Webex che automaticamente avvierà la mia applicazione, quindi in realtà è tutto automatico. Ora attendiamo un attimo.
Parte il pannello, diamo gli accessi per l'utilizzo della fotocamera e del microfono, quindi in questo caso attivo la mia camera e io sono pronto per registrare, per, diciamo, per ospitare la lezione. Quindi start event. Ok, allora i vostri studenti compariranno in questa lista attendee. Significa che possono ascoltare, possono vedere, ma non possono intervenire. In realtà il consiglio che vi do è cliccare sulla lista degli attendee con il tasto di destra e poi c'è una voce che dice Make Panelist, quindi fondamentalmente da qui vengono passati direttamente in panelist. Una cosa importante, ricordatevi di registrare le vostre lezioni. Quindi nel momento in cui cliccate sul record all'inizio della lezione, se voi fate record in cloud, ora la lezione si sta registrando, quindi abbiamo finito la lezione dopo 120 minuti, dopo 90 minuti, insomma, dopo il tempo che vi serve. Stop recording e automaticamente il video dell'incontro che ho avuto con gli studenti viene postato all'interno del cloud di WebEx. Quindi abbiamo terminato la lezione, salutiamo gli studenti e chiudiamo WebEx. Ora è importante far sì che questa lezione sia visibile poi agli studenti. Per poter caricare in My Media l'incontro che avete appena tenuto, dovete aprire un nuovo sito che è unimib.webex.com. Attraverso le vostre credenziali quindi unimib.webex.com, entrate nel pannello di gestione dei vostri contenuti e dentro a registrazioni trovate il file della registrazione che avete appena caricato. In realtà la lezione in diretta del 27 febbraio, che era il nostro demo, si sta caricando, però una volta caricata questa risorsa potrete scaricarla e usarla come file da uploadare su Kaltura. In realtà una seconda opzione è proprio quella di salvare direttamente il file sul vostro computer, quindi se non volete passare dal cloud è sufficiente che nel momento in cui fate partire la vostra video lezione, quindi esattamente come prima, io ora clicco su Ospita, faccio partire il mio evento, quindi la mia lezione, e cliccando su Record, invece che record in cloud posso registrare sul mio computer. Quindi mi chiederà dove voglio salvare il file, quindi non so, mettiamolo sul desktop. La mia lezione si sta videoregistrando, sono passati un paio d'ore che passo con gli studenti, stoppo la registrazione, chiudo WebEx e automaticamente troverò il file qua. Quindi nel momento in cui voglio caricare il video nella sezione My Media, torniamo alla pagina e-learning, quindi su My Media. In questo caso andremo a cliccare Add New e Media Upload. Mi basta trascinare il video in questa posizione, diamo un titolo intellegibile, diamo una descrizione. Impostiamo i valori, quindi il media è conforme al regolamento. In questo caso si tratta di una video lezione, Università di Studi Milano Bicocca, e l'origine è interna. Quindi clicco su Save e automaticamente il video comparirà in My Media. E infatti eccolo qua. Quindi esattamente come abbiamo visto poi nel caso del caricamento di un file video. Torniamo nella nostra pagina e-learning. E andiamo ad aggiungere una video lezione. Quindi nuovamente abilitiamo le modifiche. Aggiungo un'attività, una risorsa, Kaltura Video Resource. Quindi in realtà qui il nome è un po'
fuorviante, perché di fatto sotto questa etichetta troviamo sia i video registrati con Kaltura che qualunque tipo di video upload che abbiamo fatto, come quello ad esempio di questa lezione. Video lezione, add media, e andiamo a prendere la video lezione con la nostra data, quindi in questo caso lezione in diretta del 27 febbraio. Il video apparirà qui, salvo e torno al corso. Quindi gli step sono fondamentalmente due, tre. Preparare il link della lezione con Webex in maniera che compaia nella pagina Learning. Nel momento in cui avvierete il link, partirà Webex, ricordatevi di registrare e salvate sul vostro computer e il terzo step è quello attraverso My Media di caricare il file come se fosse una video risorsa della vostra cartella My Media e quindi al termine pubblicare questo video direttamente sulla vostra pagina Learning. È molto più semplice da fare che da descrivere. In questo modo, all'interno della vostra pagina, man mano che il corso prosegue, nel corso dei prossimi mesi, troverete diverse sezioni organizzate con le video lezioni o, ad esempio, lezioni in diretta, le slide e eventuali altre risorse, materiale esterno, link da pagine esterne, eccetera, eccetera. Ora, vi dicevo poco fa che per la creazione di una lezione con Webex dobbiamo cliccare su questo tasto. Vi dicevo di utilizzare Ivente. In realtà, se cliccate su Meeting, non dovreste avere la necessità di trasformare i vostri partecipanti da attendee a panelist. Io di solito utilizzo Ivente proprio perché lasciando gli studenti come attendee, ho già tutti i microfoni mutati e i ragazzi non disturbano, alzano la mano attraverso l'interfaccia di Webex quando hanno necessità. Dipende sempre dalla numerosità che avete in aula. Consiglio che per gruppi ristretti, quindi fino a 50 persone, potete utilizzare direttamente Meeting in maniera che tutti accedano con lo stesso livello di priorità, mentre invece se avete più di 50 studenti, utilizzate Event e gestite voi il livello di interazione con gli studenti. Quindi con questo video abbiamo visto anche l'utilizzo di Webex sia per creare delle riunioni con gli studenti sia per registrare le vostre video lezioni.